Buon pomeriggio a tutti, sono le 14:30 di sabato 15 settembre, benvenuti alle mie dirette Facebook, siamo ritornati in un setting un pochino più normale, questa è stata una settimana piuttosto agitata, sono tornato a Milano soltanto questa mattina, quindi sono in una situazione nuovamente, diciamo, casalinga, più protetta, più silenziosa, più organizzata, ma su questo verremo subito. Prima di entrare nel vivo, infatti, della nostra diretta, lasciatemi dire come al solito che vi chiedo per favore di pigiare su questa freccetta dove leggete condividi. In modo tale ovviamente da invitare quante più persone possibili a questo incontro e naturalmente di farlo anche se doveste vedere questo video più tardi, quindi se non foste proprio in diretta ma steste guardando in differita, perché il video resta sul mio sito ivanscalfarotto.it, sulla pagina Facebook e anche su YouTube. Quindi anche in quel caso pigiare condividi. Dicevo appunto che la situazione di questa settimana è stata un pochino più agitata rispetto a questa di casa, insomma io sono qui più tranquillo con i gatti, con Federico, in una situazione casalinga perché la settimana appunto parlamentare è stata molto molto intensa. Di che cosa ci siamo occupati? È arrivato in aula il famoso decreto milleproroghe. Il decreto milleproroghe è un provvedimento che si fa grosso modo tutti gli anni. È un provvedimento abbastanza di routine che serve al governo in carica a fare in modo che eventuali scadenze o questioni pendenti che siano rimaste appunto sospese durante l'anno siano in qualche modo regolarizzate. Normalmente si fa a dicembre, infatti, e è stato spesso contestato. Il Movimento 5 Stelle, quando era all'opposizione sui milleproroghe, diceva di tutto e di più, che erano provvedimenti ad hoc fatti per beneficiare questo o quello. Ma appena arrivati in carica hanno subito annunciato che avrebbero fatto un decreto milleproroghe. Anzi, dirò di più, Giorgetti, il sottosegretario, il potente sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha detto che loro ne faranno due. Quindi il governo del cambiamento è che non è che non si fa più il milleproroghe, se ne fanno due in un anno. Il bello è che questo milleproroghe era tutto tranne che un provvedimento di routine. In particolare c'erano due questioni molto molto grosse all'interno, tra l'altro una delle quali è introdotta soltanto in corso d'opera perché è stata introdotta con un emendamento al Senato, quindi quando il governo ha emanato il decreto non se ne parlava. E appunto una, questa è appunto l'eliminazione. Diciamo la sottrazione di una grossa cifra di più di 1 miliardo di euro dal cosiddetto bando periferie, e poi c'è la vicenda annosissima, complicatissima, estremamente sofferta dei vaccini. Su queste due tematiche noi abbiamo deciso di dare battaglia. Perché? Ma perché la parte relativa alle periferie era stato un provvedimento che aveva fatto il governo Renzi stanziando 500 milioni di euro, a cui poi Gentiloni ne aveva aggiunti ancora 1,6 miliardi, e l'idea che si era avuta seguiva i fatti di Parigi, gli attentati di Parigi, ricordate il Bataclan, poi gli attentati poco dopo di Bruxelles. E una cosa che appunto il governo Renzi e Matteo Renzi in persona avevano, secondo me, giustamente valutato era che per potersi difendere dal terrorismo, posto che gli attentatori, tanto di Parigi che di Bruxelles, non erano ragazzi che venivano da altri paesi, erano ragazzi nati e cresciuti in Europa, quello che bisognava fare, oltre evidentemente a rafforzare l'intelligence, la sicurezza, la polizia, anche quella di fare in modo che non succedesse che ragazzi nati e cresciuti in Europa, nelle periferie, nelle banlieue, come dicono a Parigi, sviluppassero questo senso di antagonismo rispetto al paese dove erano nati e dove erano stati ospitati, al punto da farli diventare dei terroristi. E quindi l'idea è stata quella di investire anche in prevenzione, quindi di sponsorizzare dei progetti di riqualificazione delle periferie per rendere quelle periferie più sicure, più socialmente inclusive, socialmente, come dire, accettabili, insomma, posti più belli, ecco, forse questa è la parola giusta. E invece, inopinatamente, nonostante molti comuni avessero già cominciato a spendere questi soldi perché si era fatto un bando e erano stati selezionati dei progetti con i primi 500 milioni,
appunto erano stati selezionati dei progetti quelli più forti, ma poi si era deciso, dato che erano tutti molto buoni, di aggiungerci altre risorse per metterli tutti in piedi. E si trattava di risistemare delle scuole o degli edifici per renderli centri culturali o biblioteche, o fare delle piste ciclabili o dei centri appunto sociali o dei cavalcavia o garantire per esempio il wifi gratuito. I vari comuni avevano deciso in vario modo. E invece con questo emendamento introdotto al Senato questi soldi sono spariti. Devo dire che poi l'ANCI, l'Associazione dei Comuni, ha vibratamente protestato, sono stati ricevuti da Conte che gli ha detto non vi preoccupate, poi in un successivo provvedimento legislativo faremo qualcosa. La domanda è, se volete fare qualcosa, togliete questa voce dal decreto milleproroghe e non fate sto casino, no? Era la cosa più semplice. Invece si sono tolti dei soldi certi per una promessa che vedremo che fine farà. Perché, ripeto, quell'emendamento è rimasto stabilmente nel milleproroghe. E poi c'è stata tutta la vicenda dei vaccini, sapete, hanno cambiato idea due o tre volte, prima hanno stabilito che si potesse continuare con le autocertificazioni, poi hanno fatto marcia indietro perché nelle commissioni sono stati auditi tutti gli esperti che hanno detto che questa cosa dell'autocertificazione non si poteva sentire, poi invece sono tornati indietro perché spinti dal movimento dai Novax, eccetera, e alla fine quindi il milleproroghe è uscito con questa vicenda delle autocertificazioni. Che saranno ancora valide. E quindi due argomenti che secondo noi valeva la pena appunto contrastare con ogni energia. Per questo abbiamo fatto ostruzionismo e quindi abbiamo parlato tantissimo, abbiamo allungato i tempi quanto più possibile. Giovedì siamo rimasti in aula fino alle 6 del mattino. Ci siamo iscritti tutti noi del Partito Democratico, abbiamo parlato per 5 minuti, abbiamo presentato più di 100 ordini del giorno, li abbiamo illustrati per 5 minuti. Poi una volta che il governo ci ha dato il parere su quegli emendamenti abbiamo fatto dichiarazioni di voto e poi ieri invece ci siamo iscritti tutti quanti per fare dichiarazione di voto sul provvedimento finale 10 minuti a testa. Innanzitutto vi dico che potete trovare i miei tre interventi tutti sulla mia pagina Facebook, probabilmente li avete anche già visti, ve li consiglio se posso. Però lo dico soprattutto per dire che appunto i tempi di approvazione del decreto sono stati allungati grazie a questo lavoro e quindi adesso il decreto che deve essere approvato dal Senato entro il 23, quindi settimana prossima, costringerà il Senato a una vera e propria maratona. Quindi non è stato solo un ostruzionismo, diciamo, di maniera, ma è servito anche a mettere in difficoltà il governo perché adesso in Senato i nostri colleghi senatori presumibilmente faranno lo stesso lavoro e quindi noi stiamo cercando sostanzialmente di rendere impossibile la conversione del decreto. Però quello che mi interessa di più è dire che su due temi così importanti, periferie e vaccini, il Partito Democratico ha fatto un lavoro pazzesco. Abbiamo resistito. Io sono stato super orgoglioso di far parte di un gruppo parlamentare che è stato sveglio tutta la notte. Io ho parlato alle 3:39 del mattino e appunto, se andate a guardare i nostri interventi, eravamo belli motivati, come gente che crede nelle cose che fa, che difende dei valori. Difendere il valore degli interventi nelle periferie o difendere il valore della scienza contro la superstizione, contro l'ignoranza, contro un'Italia delle fattucchiere, un'Italia appunto che si rifugia nel appunto, non so come dire, la superstizione secondo me è proprio la parola giusta, no? L'idea che i vaccini arricchiscano le multinazionali, che facciano venire chissà quali malattie ai bambini e in realtà invece sono, come dire, cose che sono scientificamente provate, che non dovrebbero essere neanche messe in discussione, che tutelano poi quei bambini che magari non possono vaccinarsi perché sono immunodepressi. Sono valori solidi, cioè noi abbiamo cercato di contrastare quell'idea d'Italia arretrata, rurale, piccola, impaurita, chiusa in se stessa, che è nella mente di questo governo. L'abbiamo fatto in modo estremamente, energico, con grande forza. Dico tutto questo perché poi il racconto che vediamo sui giornali è di un'opposizione che non c'è. Io adesso mi chiedo veramente come si possa dire una cosa del genere. Chiunque abbia seguito appunto i lavori parlamentari ha visto che l'opposizione c'è e come se c'è. E io ieri ho detto anche ai miei colleghi, guardate,
Il lavoro che abbiamo fatto su questo decreto mille proroghe è fatto su altre 5-6 questioni. Penso per esempio a questa orribile legge sul divorzio di questo senatore Pillon, di cui avrete letto sui giornali, o la vicenda delle armi libere a tutti che ha in mente di fare la Lega. Ecco, se noi faremo 5 o 6 di queste battaglie parlamentari così forti, forse anche i giornali si accorgeranno che l'opposizione c'è e che devono smettere di raccontare appunto una realtà che io penso sia appunto una realtà che non esista come quella che sembra di vedere dai giornali. Io oggi ero stupito dal vedere che Repubblica titolava con questo sondaggio che dice che Lega e 5 Stelle hanno il 60%. Io adesso rispetto i sondaggi, anche se abbiamo avuto prova molto spesso che non ci prendono. Però il tema è possibile che il titolo principale di Repubblica, in una giornata nella quale abbiamo assistito a un attacco senza precedenti a un'autorità indipendente come la Consob, a cui presidente è stato detto che politicamente lui dava fastidio e se ne è dovuto andare e quindi si è assoggettato a un'autorità indipendente dal potere politico, facendo passare il principio che chi vigila sui mercati deve farlo con un occhio politicamente interessato e non a tutela dei risparmiatori. Abbiamo visto che a un mese dalla caduta del ponte di Genova il governo non ha ancora preso una singola decisione e che è in rotta assoluta con il comune di Genova, la regione Liguria, non hanno nominato il commissario, non si sa chi farà il ponte, non si sa quando questo ponte si farà, zero. Il ministro dell'interno Salvini si prende praticamente a male parole con un altro ministro del Lussemburgo, con tutto il mondo che fa il tifo per il Lussemburgo contro l'Italia, cioè uno dei ministri nella comunità internazionale, nell'Unione Europea si deve togliere la cuffia e manda Salvini letteralmente a quel paese, al diavolo la democrazia, e tutto questo viene fatto sul nostro vicepresidente del Consiglio, sul nostro ministro dell'interno, e Repubblica titola su un sondaggio che non è nemmeno un fatto, diciamo un'ipotesi di fatto, che forse succederà quando ci sono fatti così grossi. Allora, io, è chiaro, per carità, massimo rispetto per la libera stampa, non farò come Di Maio che dice che non bisogna più fare pubblicità sui giornali, o come dice sempre Di Maio che lui i giornali non li legge. Io li leggo perché penso che la libera stampa sia un pilastro fondamentale di ogni democrazia. Però, viva Dio, mi viene anche da dire che la stampa democratica, la stampa che crede nei valori democratici, ha anche un ruolo, che è quello, davanti a certi estremi che abbiamo visto in questi giorni, me ne viene in mente un altro. Ma sapete che Cécile Kyenge, che è stata fatta, diciamo, a cui è stato detto di tutto, che sembrava una scimmia, uno scimmione e quant'altro, viene indagata a Piacenza perché, avendo lei detto che la Lega è un movimento razzista, la processano per diffamazione alla Lega. Cioè, non è la Lega che è razzista, ma è la Kyenge che diffama la Lega. Mi sembra il mondo alla rovescia. E i giornali parlano dei sondaggi. Io sono francamente stupefatto, e quello che devo dire, appunto, non è che posso scriverli io i giornali, per carità, me ne guardo bene, io devo essere, in quanto uomo politico, oggetto della critica dei giornali, e voglio che la critica sia feroce. Però quello che dico ai miei colleghi è: continuiamo così, voi che mi seguite sappiate che noi però l'opposizione la facciamo, e come se la facciamo. Ero alle 4 di mattina a fare opposizione ed ero fiero di farlo, non avevo il minimo sonno, ripeto, perché stavo lottando per ideali che ritengo sacrosanti e ritengo che debbano essere difesi. Però ecco, noi dobbiamo continuare su questa strada e probabilmente abbiamo bisogno anche che si faccia questo benedetto congresso del partito, perché abbiamo bisogno anche di un partito che poi diffonda le cose che noi abbiamo fatto sul territorio. Per esempio, sarebbe stato bello se a livello locale i vari partiti dove sono stati appunto eliminati i progetti per le periferie facessero, appunto, potevamo forse fare di più sul territorio e connetterci meglio tra quello che accadeva dentro il palazzo e quello che accadrà fuori dal palazzo. Qui a Milano c'erano dei progetti al quartiere Adriano, cose importanti che si aspettavano da tempo, e questi progetti adesso sono a rischio. Ecco, io penso che le nostre comunità, la comunità del quartiere Adriano, debba essere informata di questo e debba poi trarne le conseguenze. Ecco, perché poi noi nelle periferie abbiamo perso, però a quelle periferie avevamo pensato. Io mi fermo qui anche perché
Siamo arrivati ai 15 minuti massimi che mi do di solito per, diciamo, intrattenervi con le mie riflessioni. L'appuntamento per domani, dovrebbe essere intorno alle ore 17, come al solito di domenica, ma ve lo confermerò. Nel frattempo vi ricordo che appunto i miei interventi di questi giorni sono tre e sono sulla mia pagina Facebook, ma li trovate anche su YouTube e sul mio sito internet ivanscalfarotto.it. La stessa cosa vale per il video di questa diretta, che vi ricordo per favore di condividere pigiando sulla freccetta qui sotto il mio faccione. Vi auguro un ottimo sabato sera e naturalmente un'ottima domenica. Ciao!